dal Presidente della Camera dei Deputati. Buongiorno a tutti, grazie per la partecipazione. Saluto il Presidente della Repubblica, saluto Sua Eminenza, saluto la Presidente del Parlamento Europeo, Presidente della Corte Costituzionale, il Vicepresidente del Senato, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il Presidente della Fondazione De Gasperi,
le autorità, i relatori, i familiari del presidente Alcide De Gasperi e tutti gli ospiti. La Camera dei Deputati rende omaggio alla memoria di Alcide De Gasperi nel 70° anniversario della sua morte. De Gasperi è stato uno dei padri fondatori della Repubblica Italiana. Rievocare oggi la sua figura dello statista trentino offre l'opportunità per riflettere sull'attualità del suo pensiero. Alcide De Gasperi è stato artefice della ricostruzione post-bellica del nostro paese e pioniere dell'Europa unita e pacificata. Egli ha svolto un ruolo cruciale nella scelta euroatlantica dell'Italia e nella promozione del processo di integrazione europea. Di De Gasperi ricordiamo la sua profonda sensibilità e umanità. La sua formazione cattolica e l'esperienza vissuta durante gli anni drammatici della dittatura e del conflitto mondiale contribuirono a sviluppare una grande personalità. Coltivò sempre un forte legame con la minoranza nella zona di frontiera dove nacque. Nel multietnico Parlamento asburgico fu strenuo difensore dell'autonomia delle popolazioni trentine. Comprese che, nonostante le diversità culturali, tutti nutrivano le stesse aspirazioni: pace, giustizia, lavoro e prosperità. Tenace oppositore di qualsiasi totalitarismo, pagò a caro prezzo la sua ostilità nei confronti del fascismo. Perseguitato dal regime, rimase a lungo isolato ai margini della vita civile, affrontando anche la terribile prova del carcere. Ma quelle sofferenze non riuscirono a scalfire la tempra di un uomo che, sempre ispirato dal messaggio evangelico, tornò a svolgere un ruolo di primo piano negli anni cruciali della Resistenza. Nel difficile panorama del secondo dopoguerra, la risolutezza e la visione strategica di grande statista furono decisivi per la ricostruzione del paese e per la riaffermazione del suo prestigio internazionale. Esemplare fu la gestione della delicata fase della transizione istituzionale dopo la proclamazione dei risultati del referendum. Gli esecutivi presieduti da De Gasperi ebbero il merito e la capacità di muoversi sul terreno delle riforme senza cedere a derive di stampo reazionario o rivoluzionario. In questo modo riuscirono a creare le premesse di una stabilizzazione di segno moderato, essenziale per una comunità uscita lacerata dalla guerra. L'azione interna di rifondazione dell'apparato statale si svolse sullo sfondo della drammatica conferenza di Parigi. In quel contesto pronunciò a testa alta un discorso memorabile di cui verrà data lettura nel corso di questa cerimonia. Sottolineando gli enormi sacrifici dei numerosi italiani attivi nella lotta al nazifascismo, De Gasperi parlò a nome di un paese sconfitto militarmente e moralmente, ma impegnato a rinnovarsi e a riconoscersi nei principi democratici. Dinanzi alle delegazioni delle potenze vincitrici, De Gasperi affermò l'importanza di una pace stabile e duratura tra i popoli da perseguire in un clima di solidale collaborazione tra nazioni libere ed indipendenti. In un mondo diviso in blocchi contrapposti, la scelta euroatlantica si rivelò una delle più felici intuizioni della sua politica estera. L'adesione al Consiglio d'Europa nel 1945 e poi alla NATO nel 1949, l'ingresso nella Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio nel 1951 garantirono all'Italia una solida collocazione nel contesto delle democrazie occidentali. E ancora il progetto mai realizzato di una comunità europea di difesa al quale De Gasperi dedicò molte delle sue energie dei suoi ultimi anni, che ancora oggi offre spunti di riflessione di straordinaria attualità. In un'epoca come la nostra, connotata da conflitti e dall'instabilità, la sua visione di un'Europa come protagonista nelle relazioni internazionali è estremamente attuale.
A 70 anni dalla sua scomparsa, il grande patrimonio ideale politico e morale lasciato da Alcide De Gasperi conserva dunque intatto il suo valore. A lui dobbiamo la nostra gratitudine per lo spirito di servizio, la dedizione verso le istituzioni repubblicane e la lungimiranza con la quale ha contribuito ad assicurare anni di pace e di prosperità. Vi ringrazio. Prende la parola, in rappresentanza del Governo, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano. Signor Presidente della Repubblica, autorità tutte, signore e signori, la vita riserva sempre delle sorprese. Da adolescente leggevo con gusto i libri di Giovannino Guareschi e mi chiedevo come mai due galantuomini, lo stesso Guareschi e Alcide De Gasperi, che in ruoli differenti ma egualmente importanti erano stati i protagonisti della vittoria alle elezioni politiche del 1948, poi a distanza di pochi anni si fossero ritrovati l'uno parte offesa di un giudizio che aveva condotto l'altro in carcere. Ulteriori interrogativi si sono aggiunti in chi ha un percorso politico che può definirsi da conservatore, per esempio sulle ragioni del diniego che lo stesso De Gasperi oppose alla cosiddetta operazione Sturzo, che avrebbe potuto costituire uno schieramento politico di centrodestra ante litteram in occasione delle elezioni per la città di Roma nel 1952. E però lo scorrere del tempo contribuisce a far capire molto, anzitutto quanto alla statura politica. Da un paio d'anni entro con una certa frequenza nella sala del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. Oltre al grande tavolo circolare e alle sedie, ci sono ad altezza Duomo due manufatti, soltanto due, una copia originale della Costituzione e un busto di Alcide De Gasperi. Quel busto non è lì per caso. A chi siede in quella sala e ogni settimana affronta le questioni cruciali per la vita della nostra nazione, quel busto ricorda l'esempio dell'uomo, il contributo che egli ha fornito per costruire i fondamenti della democrazia, il buon governo che ha praticato. Questo 70° anniversario dalla morte conferma come proprio lo scorrere del tempo consente di inquadrare gli accadimenti e i personaggi della storia in un modo più obiettivo rispetto a una contemporaneità che è quasi sempre conflittuale perché condizionata dalle appartenenze e dall'ideologia. Il tempo galantuomo consente qualcosa di più, di cogliere quanto De Gasperi abbia ancora da insegnare a chi oggi riveste ruoli istituzionali e politici. Lo illustreranno le autorità che interverranno tra breve, lo ha già illustrato il Presidente della Camera, ma vorrei accennare solo a un dato di straordinaria attualità. Il primo governo De Gasperi inizia il 10 dicembre 1945. L'Italia era un cumulo di macerie, materiali e morali, ripiegata su se stessa dopo la guerra rovinosa. Dopo appena 15 anni l'Italia avrebbe conosciuto lo slancio di una ricostruzione i cui principali indici positivi sarebbero stati il boom economico e il boom demografico. L'anno 1964 coincise con l'apice del boom economico e col record di oltre 1 milione di nuovi nati che attestava la fiducia del popolo nel proprio futuro. Questi risultati furono raggiunti in un tempo così breve grazie al lavoro dei nostri padri, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, a seconda dell'età di ciascuno di noi, i quali si rimboccarono le maniche nella consapevolezza che toccava proprio a loro. Proprio nei primi anni più difficili queste generazioni ebbero in De Gasperi una guida seria e rigorosa. Un primo ministro che, come scrive Piero Craveri, rispondeva alla visione classica del governo di gabinetto, alla leadership del governo, luogo di sintesi della gerarchia istituzionale. Sono noti i timori che poi, al contrario, in Assemblea Costituente condussero lo stesso gruppo della Democrazia Cristiana a evitare
qualsiasi forma di centralità del governo per il cosiddetto timore del tiranno, il che aprì quella che lo stesso Craveri ha definito una discrasia fra il testo costituzionale e la visione politica di De Gasperi. De Gasperi tuttavia riuscì nei fatti a mantenere la logica del governo di gabinetto, secondo la quale il governo è il comitato direttivo della maggioranza grazie a una leadership personale fondata sulla sua autorità politica. Ma dopo le elezioni del 18 aprile la prassi politico-parlamentare andò in un'altra direzione. Chi venne dopo De Gasperi, non avendo un'analoga base personale di autorità politica, ripiegò su una interpretazione della funzione del Presidente del Consiglio quale mediatore politico tra i partiti della coalizione. Fra le ragioni di sorprendente attualità dell'esperienza di De Gasperi, insieme con quelle che esporranno i relatori che interverranno fra breve, vi è l'importanza di un'autorevole leadership democratica per affrontare le sfide poste dalle epoche di mutamento e quindi di riforme coerenti e funzionali al bene comune, accorciando le distanze rispetto alla volontà di riscatto di un popolo. Se questo tratto di De Gasperi fosse oggi ripreso grazie anche alle riforme in discussione, sarebbe, per richiamare in conclusione quel Guareschi con cui ho iniziato, bello e istruttivo. Vi ringrazio. Prende ora la parola la Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Camera dei Deputati, signor Sottosegretario, signor Presidente della Fondazione De Gasperi, illustri ospiti. Oggi onoriamo l'eredità di chi, come me, ha creduto nel progetto europeo ben prima di avere la responsabilità di servire come Presidente del Parlamento europeo. Sono lieta di essere qui con voi nella prestigiosa cornice della Camera dei Deputati italiana per commemorare il 70° anniversario della scomparsa di Alcide De Gasperi. Alcide De Gasperi era un visionario, ma la sua visione non nasceva da ideali astratti. È stata plasmata dall'esperienza di chi ha vissuto sulle mutevoli linee di faglia degli imperi. Nato in Trentino, terra di confine e di passaggio, egli visse la transizione tra due epoche. Fu in grado di vedere oltre il confine e oltre l'orizzonte storico e quindi di immaginare un'Europa unita, un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune. La sua vita è una testimonianza dell'incredibile potenziale di ogni singolo individuo di diventare fautore del cambiamento. Ogni individuo che osa sognare, che ha l'audacia di agire e il coraggio di mantenere la rotta. Questa è l'essenza della storia dell'Europa. De Gasperi aveva compreso che per ridare un futuro all'Italia occorreva inventare un futuro all'Europa. Un futuro diverso dal passato, e lo fece, comprendendo la necessità di trovare compromessi, ma rimanendo irremovibile nella sua determinazione a non scendere mai a compromessi sui valori in cui credeva e in cui oggi noi tutti crediamo. Cari amici, 70 anni fa Alcide De Gasperi parlava del futuro del nostro continente in un modo che stava rapidamente cambiando. Oggi tocca a noi a parlare di questo tema, del futuro dell'Europa, in un mondo che sta cambiando ancora più rapidamente. Sono trascorsi quasi 1000 giorni dall'aggressione russa alle porte dell'Europa, una guerra che l'Ucraina non ha voluto né provocato, ma che ha affrontato con incredibile valore. Io sono orgogliosa del modo in cui l'Unione Europea si è unita e ha sostenuto senza esitazioni
i nostri alleati ucraini, di come abbiamo superato le nostre paure sulla scarsità del combustibile per riscaldare le nostre case, su come alimentare le nostre industrie e su come proteggere le nostre famiglie. E siamo saldamente dalla parte dell'Ucraina non solo per carità cristiana, ma perché comprendiamo che non si tratta solo dell'Ucraina, si tratta dell'Europa, del nostro stile di vita, della tenuta dell'ordine internazionale basato sulle regole. È vero che per molto tempo ci siamo lasciati cullare da un falso senso di sicurezza e abbiamo pensato che ci fossero linee sulla mappa che gli eserciti non avrebbero più attraversato. Ci siamo sbagliati. Oggi continuiamo a lavorare per la pace, ma non può essere una pace senza giustizia, senza dignità e senza libertà. Questa è la responsabilità tangibile che abbiamo di attuare la visione di Gasperi. Il futuro, diceva, non sarà costruito con la forza, né con il desiderio di conquistare, ma con la paziente applicazione del metodo democratico, lo spirito costruttivo dell'accordo e il rispetto della libertà. E allora il nostro sostegno non può vacillare, così come deve rimanere fermo il nostro impegno per la costruzione di una vera unione di sicurezza e difesa che sia complementare alla NATO, senza competere con essa. E quando mettiamo in comune le nostre risorse, quando coordiniamo, innoviamo e uniamo le forze per gli approvvigionamenti e la ricerca, non diventiamo solo più forti, diventiamo più efficienti, più capaci e più agili. Non si tratta di idee nuove. De Gasperi e la sua generazione hanno enunciato questi principi oltre 7 decenni fa, eppure siamo ancora qui a parlarne. E per andare avanti serve volontà politica. Abbiamo bisogno di unità e soprattutto abbiamo bisogno del profondo senso di impegno verso l'ideale europeo che ha sempre contraddistinto la classe politica italiana. Lo stesso impegno che abbiamo sentito quando si è trattato di affrontare la sfida della migrazione, una questione che continua a dominare i nostri dibattiti e le nostre discussioni, non solo in Italia, ma in tutto il continente. Il patto sulla migrazione e l'asilo che abbiamo adottato all'inizio di quest'anno, dopo un decennio di impasse politica, offre un percorso da seguire. Proteggerà le nostre frontiere, ma sarà anche equo con coloro che hanno diritto alla protezione. Sarà fermo con coloro che non ne hanno diritto e devono essere rimpatriati rapidamente e in sicurezza. Soprattutto sarà intransigente nei confronti delle reti di trafficanti che sfruttano i più vulnerabili e trasformano la migrazione in un'arma. Nel 1951, quando De Gasperi parlava dell'importanza di difenderci dall'interno, voleva dire che se vogliamo andare avanti, dobbiamo fare di più per coltivare una cultura di fiducia reciproca, solidarietà e comprensione. Questi sono i principi alla base dell'area Schengen. La fiducia nei nostri partner per gestionare le frontiere esterne ci ha consentito di eliminare i controlli all'interno dell'Unione Europea. Questo è un successo europeo che non può essere rimesso in discussione. E questo significa garantire che nessuno Stato membro, che sia l'Italia o qualcun altro, non si sente lasciato solo a gestire una questione che richiede un autentico approccio europeo. Quindi dobbiamo eliminare la tossicità di questo dibattito,
che è strettamente legato alla sostanza di cosa significhi essere europei. E possiamo farlo attraverso l'orgoglioso approccio europeo incentrato sull'uomo, senza mai dimenticare che stiamo parlando di esseri umani e non di statistiche senza volto. Possiamo farlo attuando il patto, stando l'uno al fianco dell'altro, spiegando e agendo. E qui c'è ancora del lavoro a fare. Dobbiamo destinare le risorse a chi ne ha veramente bisogno, perché solo un approccio europeo coordinato può garantire l'integrità del nostro spazio per continuare il lavoro di chi è venuto prima di noi. Cari amici, a 70 anni della sua morte, Alcide De Gasperi riconoscerebbe il progetto europeo che ha contribuito a creare? Vedrebbe lo stesso spirito coraggioso in noi mentre affrontiamo le difficili decisioni che ci attendono? Guardando al futuro, dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per dare più sicurezza alle persone, per rendere le nostre società più eque e per dare migliori prospettive ai nostri cittadini. Quella promessa di Europa ci impone di concentrarci sulla competitività europea e sul rafforzamento della rinascita economica. Questa è la chiave. In tutto il nostro continente troppe persone sono ancora in difficoltà, fanno fatica a trovare un lavoro dignitoso e addirittura a permettersi una casa. Troppi si sentono lasciati soli, troppi si sentono esclusi. Quando la gente guarda a noi deve vedere soluzioni, deve vedere leadership. E il nostro piano per l'Europa deve aiutare le nostre industrie in quest'era di trasformazione per consentire una crescita economica più rapida, un piano che dia alle persone un senso di speranza e di scopo, facendo uscire dalla disoccupazione e creando posti di lavoro di qualità. E, cosa fondamentale, un piano che crei una solida base industriale in grado di competere a livello globale. Come funzionerà? Creando le condizioni e i contesti giusti affinché le nostre start-up e PMI crescano e rimangano in Europa. Ciò significa aumentare la produttività, l'innovazione e accelerare gli investimenti nelle nostre capacità industriali. Significa concludere nuovi accordi commerciali. Significa anche ridurre l'eccessiva burocrazia che rischia di frenare ogni progresso. In Italia e in tutta Europa i piccoli imprenditori, le imprese familiari e le multinazionali devono fare i conti con poco aiuto e troppe porte chiuse. È la burocrazia che rende le cose troppo complicate, che fa sembrare l'Europa lontana e che contribuisce a spingere le persone verso le frange politiche estreme. Noi dobbiamo affrontare tutto questo e garantire la semplificazione dei nostri processi se vogliamo che i cittadini mantengano la loro fiducia in noi. Signor Presidente, signori e signori, la politica è fatta di scelte difficili. Questo è il momento di prendere quelle decisioni che garantiscono la prosperità della nostra Unione per le generazioni a venire. In questa solenne occasione, uno dei molti insegnamenti che possiamo trarre dalla vita e dall'eredità di Alcide De Gasperi è che c'è più da guadagnare che da perdere per le nostre nazioni, per i nostri popoli, quando stanno insieme. L'Europa si unisce nella diversità e non cerca di rendere tutti uguali, ma abbraccia le nostre differenze e assicuro che ognuno possa realizzare il proprio potenziale. Essere italiani ed essere europei non sono due concetti antitetici,
così come non è una contraddizione essere romani ed essere italiani. Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi, un'Europa in cui i confini non limitano le ambizioni, in cui la cooperazione porta a una prosperità condivisa, in Europa che dobbiamo continuare a costruire per coloro che verranno dopo di noi, un'Europa basata sui valori che offrono soluzioni. Oggi e ogni giorno lo ricordiamo, onoriamo la sua eredità e realizzeremo la sua visione. Grazie. L'attore e regista Michele Placido leggerà il discorso che Alcide De Gasperi tenne in occasione della seduta di insediamento dell'Assemblea Costituente il 25 giugno del 1946. Il governo saluta nell'Assemblea l'espressione della sovranità popolare. Eletto il capo provvisorio dello Stato, il governo rimetterà nelle sue mani i poteri di cui era investito durante il periodo di transizione. Si compie così legalmente e pacificamente il più grande rivolgimento della storia politica moderna d'Italia. Con ardimento, con tenacia, con sforzo disciplinato abbiamo gettato un ponte sul passato fra due epoche, riuscendo a compiere l'opera lunga e difficilissima, senza perdita di uomini e di materiali. Quale popolo può richiamarsi a simile esempio di verace democrazia? Altrove ci fu il terrore, i massacri, guerra civile. Operano nella Repubblica Italiana le tendenze universalistiche del cristianesimo, quelle umanitarie di Giuseppe Mazzini, quelle di solidarietà di lavoro propagate dalla organizzazione operaia. Ecco, questa democrazia sarebbe chiamata ad una utilissima funzione nella ricostruzione internazionale. Come non sentire che colpirci in questo momento nella nostra vitalità nazionale significa anche indebolire la missione internazionale che storia e natura ci hanno affidato. Io conosco, apprezzo anche gli uomini che negoziano e che deliberano in nostra assenza a Parigi. Essi sanno che averglielo io detto e anche riportato e ripetuto occhi negli occhi la comunità nazionale italiana con la migliore buona volontà non può fisiologicamente, non può sopportare certe mutilazioni e certe perdite di sangue. Se proprio fosse vero che la mano, la vostra mano, è alzata per colpirci, fermatela. Fermatela, perché offuscherebbe e rischierebbe, anzi, di spegnere una luce nuova, una luce antica in un momento in cui il mondo già minaccia di declinare verso le tenebre del passato.
Prende la parola il presidente della Fondazione De Gasperi, Angelino Alfano. Signor Presidente della Repubblica, la Fondazione De Gasperi è onorata di celebrare alla sua presenza l'evento principale dell'anno De Gasperiano, il programma di iniziative promosso dalla nostra Fondazione in occasione dei 70 anni dalla scomparsa di Alcide De Gasperi, avvenuta il 19 agosto del 1954. La Fondazione De Gasperi riconosce nel Presidente Sergio Mattarella, nella sua persona, nel suo metodo, nella sua saggezza, nello stile con cui interpreta le prerogative della più alta magistratura della Repubblica, l'inverarsi più autentico degli ideali De Gasperiani di libertà, patria, pace e prosperità nella giustizia sociale. Ringrazio innanzitutto il Presidente della Camera, senza il quale oggi noi non saremmo qui. L'onorevole Lorenzo Fontana ha accolto la nostra proposta di celebrare nell'aula di Montecitorio, luogo della sovranità popolare, il ricordo del più eminente statista dell'Italia democratica e repubblicana. Ringrazio l'onorevole Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo, scrigno prezioso che custodisce la volontà dei cittadini europei e rappresenta la più alta espressione democratica del sogno De Gasperiano di un'Europa dei popoli. De Gasperi, peraltro, morì da Presidente dell'Assemblea parlamentare della Comunità del Carbone e dell'Acciaio e quindi predecessore diretto del Parlamento europeo. E se mi è permesso, complimenti Presidente Metsola per il suo splendido italiano. E in quest'Aula lo consideriamo un gesto di grande rispetto nei confronti della lingua di Dante e di Petrarca. Ringrazio il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano per la sensibilità che insieme al Governo ha manifestato sempre per le attività della Fondazione, e ringrazio e saluto con profondo rispetto il Presidente della Corte Costituzionale e la prima Presidente della Corte di Cassazione, ringrazio il Vice Presidente del Senato e ringrazio i parlamentari qui presenti e le autorità civili e militari. Ringrazio il Presidente dell'Unione Interparlamentare, Senatore Pier Ferdinando Casini, il Giudice della Corte Costituzionale, il Professore Giovanni Pitruzzella e l'attore e regista Michele Placido per aver voluto arricchire con la loro presenza questa nostra celebrazione. E da ultimo, ma non da ultimo, ringrazio il Cardinale Decano Giovanni Battista Re, che è stato sempre vicino alle iniziative e alle attività della Fondazione De Gasperi. Mi sia permesso un particolarissimo ringraziamento alla famiglia De Gasperi, qui presente numerosa, a cominciare dalla figlia del Presidente De Gasperi, Paola De Gasperi, e dal nipote del Presidente De Gasperi, nonché figlio della signora Maria Romana De Gasperi, fondatrice della nostra istituzione, che mi fu introdotta dal dottor Gianni Letta, che saluto, e che mi volle presidente della Fondazione De Gasperi. La signora Maria Romana De Gasperi per decenni ha regalato agli italiani un ritratto delicato e intimo dello statista, del marito devoto e del padre innamorato. Alla signora Maria Romana De Gasperi va la riconoscenza profonda e il ricordo commosso mio e della Fondazione. E un sentitissimo grazie a tutti voi che riempite quest'Aula e agli studenti presenti. Il titolo di questa celebrazione individua tre concetti tra i tanti che contraddistinguono l'esperienza di vita e l'operato di De Gasperi: pace, prosperità e patria. C'è una parola però, e lo voglio dire ai ragazzi qui presenti, che sorregge tutti questi concetti. La parola è fede. Alcide De Gasperi fu un uomo di fede. E badate bene, non solo religiosa, sebbene quella in Dio lo animò nel pensiero e nell'azione fino all'ultimo dei suoi giorni. De Gasperi ebbe fede sempre, ebbe una straordinaria forza spirituale, la forza del credere. Credette profondamente che il fascismo finisse, che l'Italia sarebbe stata libera e sovrana, che dopo la disfatta nella Seconda Guerra Mondiale la nostra Italia sarebbe stata riammessa nel consesso delle nazioni libere con la dovuta dignità, e con questa convinzione
pronunziò lo storico discorso alla conferenza di pace di Parigi, credette che gli italiani potessero riscattarsi, che la libertà politica e la giustizia sociale avrebbero dovuto camminare mano nella mano, credette che il Sud potesse rinascere, credette che gli americani ci avrebbero sostenuti non solo nella lotta contro il nazifascismo, ma anche nella ricostruzione del nostro paese, e per questo volò a Washington e tornò con il successo degli aiuti americani. Credette che l'Europa avrebbe rappresentato la strada per la pace e la prosperità. Credette che la collocazione internazionale della neonata Repubblica dovesse essere e non potesse che essere nell'Occidente libero e democratico. A rifletterci bene, pur con tutti i limiti delle cose umane, è andata proprio così. È andata così. Come ha affermato il presidente Mattarella nella sua Lectio Magistralis in occasione del 70° anniversario della Repubblica, tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il coraggio e la visione da statista di Alcide De Gasperi. Fu coraggioso e visionario, fu idealista e pragmatico, fu coerente e la sua azione mai tradì i valori che l'ispiravano. La sua vita non fu priva di contrasti. Da uomo mite fu paradossalmente costretto ad una esistenza avventurosa. Prima del Parlamento repubblicano fu deputato dell'Impero austriaco e del Regno d'Italia. De Gasperi fu arrestato dai fascisti, fu costretto a ritirarsi nella Biblioteca Vaticana. Fondò la Democrazia Cristiana, il partito che gli italiani vollero al governo per 46 anni consecutivi. Seppe spiegare al re, dopo l'esito del referendum del 2 giugno del 1946, che doveva prontamente lasciare l'Italia senza alimentare tensioni sociali. Fu capo provvisorio dello Stato. Affrontò e sconfisse il più grande partito comunista dell'Occidente. Sostenne scontri anche asperrimi per affermare i propri principi e i propri programmi, financo nella Democrazia Cristiana, dove non tutti avevano le sue stesse convinzioni. Eppure, nonostante tutto ciò, e non deve stupire, lui fu uomo di unione. Un esempio su tutti. Fu proprio Alcide De Gasperi, fu lui a istituire nel 1946, con intento pacificatore e unitivo, la festa del 25 aprile. Solo uniti saremo forti, amava dire. Credette che la pazienza fosse alla base del metodo democratico. La pazienza. Patì anche le critiche per questo suo modo, ma fu proprio con l'arte della misura e della persuasione che contribuì al progresso dell'Italia, evitando che il paese ricadesse in nuove avventure e tributi di sangue. Fu capace di unire le grandi famiglie politiche del nostro paese nella straordinaria stagione ricostruttiva, gettando un ponte sull'abisso e conducendo il popolo italiano oltre le macerie della dittatura. Favorì l'evoluzione positiva di tutte le forze politiche, anche quelle più estreme, cercando di integrarle nell'alveo del sistema democratico e dei valori di libertà. La sua idea laica e rispettosa del rapporto tra fede e politica garantì l'autonomia delle istituzioni repubblicane e permeò la Democrazia Cristiana. I suoi governi, 8 dal 1945 al 1953, effettuarono tutte le grandi scelte di indirizzo prese dall'Italia nel secondo dopoguerra, dall'europeismo all'atlantismo. L'elenco dei suoi successi di governo sarebbe troppo lungo, dalla riforma agraria a quella tributaria, dall'ENI alla Cassa del Mezzogiorno. I governi De Gasperi intervennero su tutti i gangli vitali dell'economia per rimettere in piedi un paese in ginocchio. Fu così che dopo pochi anni l'Italia conobbe il più grande boom economico della sua storia e fu proiettata tra le potenze più importanti del mondo. Intrattenne rapporti intensi con i grandi del suo tempo e la costruzione europea deve molto alla sua amicizia con Robert Schuman e Konrad Adenauer. Ebbe idee geniali, intuizioni brillanti e cocenti delusioni come il fallimento della Comunità Europea di Difesa. Al contempo l'amor di patria De Gasperiano verso l'Italia impresse una completa inversione di rotta rispetto al nazionalismo distruttivo che era stato alla base dei due conflitti mondiali. Il patriottismo di De Gasperi guardava all'Italia fatta di comunità, di uomini e donne da risollevare. Fu capace di dare speranza perché il suo stesso cuore nutriva speranza. Una speranza alimentata dall'anelito di libertà e soprattutto dalla fede in Dio e della certezza che la provvidenza operasse nella storia. La fede in Dio sostenne De Gasperi nei momenti bui della carcerazione e mosse in lui quel senso di giustizia sociale che lo fece piangere di fronte alla povertà delle donne e degli uomini incontrati a Matera.
La fede ne orientò le leggi sempre a favore della centralità della persona come soggetto protagonista insostituibile di ogni politica di governo. Un principio che si tradusse nel rigetto di ogni ipotesi di primato dello Stato sull'individuo e nella promozione della libertà quale elemento costitutivo di ogni essere umano. Alla figlia Maria Romana confidò di volere essere perfino ricordato come uomo di fede e non come valente politico. E delle categorie cristiane fece uso anche a mezzo di parole non politiche come perdono. Con questa parola si rivolse al Congresso dei Comandanti Partigiani del 1950. Chiese il loro aiuto nel superare lo spirito funesto delle discordie e aggiunse: si devono lasciare cadere i risentimenti e l'odio, si deve perdonare. Sua figlia Maria Romana si chiese cosa avesse spinto suo padre ad affrontare con determinazione una vita tanto difficile quale quella di un cattolico dedicato alla politica. E trovò, sono parole sue di Maria Romana, una sola risposta valida: l'amore per il prossimo contro ogni calcolo. L'amore per la vita come espressione di bene e del lavoro per il bene. La politica che sembrerebbe ai più, diceva Maria Romana, attribuendo appunto queste parole al padre, la politica che sembrerebbe ai più il tema dominante della sua vita era invece la diretta conseguenza di quel sentire la continua presenza degli altri. La politica era il suo modo di amare. Che questo fosse Alcide De Gasperi lo sapevano gli italiani di ieri, che stazione dopo stazione attesero addolorati e commossi il passaggio del treno che portava le sue spoglie mortali dal suo Trentino a Roma per poi accompagnarlo come un fiume silenzioso fino alla sua ultima dimora nella capitale. E lo sanno gli italiani di oggi, che lo riconoscono come padre della Repubblica, rispettato da tutti e, mi sia permesso perché ne ho la certezza, amato e cristianamente venerato da molti. Anche per questo la Chiesa nel 1993, attraverso la diocesi di Trento, ne ha avviato la causa di beatificazione e canonizzazione, ripresa nel 2022 dal Vicariato di Roma, affinché possano essere ufficialmente riconosciute le virtù eroiche di Alcide De Gasperi. Nel 2024, e vado a concludere, 70 anni dopo la sua scomparsa, di lui ci resta tutto: l'attualità dei suoi ideali, la coerenza dei suoi comportamenti, la testimonianza della sua integrità, la forza della sua fede in Dio, nella patria, nell'Europa, nella pace, nella libertà. Resta la grandezza della sua profezia. Le grandi nazioni, le civiltà hanno bisogno di grandi eroi in cui rappresentarsi, eroi umani, non dei, capaci di fare cose straordinarie e umane. Da loro, soprattutto i giovani, possono trarre esempio e ispirazione. Anche l'Italia repubblicana ha il suo eroe e noi siamo qui per ricordarne la storia e il nome. Alcide De Gasperi, costruttore dell'Italia e dell'Europa, costruttore di libertà, pace e prosperità. Vi ringrazio.
nelle idee di Don Sturzo. Costruire da uomini liberi e forti una democrazia che viva l'ideale della bontà e del cristianesimo. Così entro nel Partito Popolare e vengo eletto in Parlamento. A 40 anni incontro Francesca, molto più giovane di me. Le chiedo se sa che la politica non mi darà tregua, se pensa di poter sopportare il peso. Lei risponde che sarà con me ovunque la politica mi porterà. Ci sposiamo il 14 giugno 1922, ma la nostra felicità non dura molto. 4 mesi dopo c'è la marcia su Roma e comincia il fascismo. Le mie idee politiche mi portano in 2 posti. Prima in prigione e poi in povertà. I fascisti mi arrestano e mi rinchiudono a Regina Coeli. Francesca deve tornare in Trentino con le nostre 2 figlie che intanto sono nate, ma non mi sono mai sentito solo. Ci siamo scritti lettere, tantissime lettere. Francesca è sempre con me. È la donna del mio cuore e l'amica dei miei pensieri. Dopo più di un anno esco di prigione. Sono libero, finalmente. Ma sono anche poverissimo. Contro di me c'è il divieto di lavoro e nessun italiano può assumermi. Monsignor Celestino Endrici, vescovo di Trento, mi trova un lavoro alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Mussolini chiede direttamente al Papa di allontanarmi e Pio XI risponde che non si pente di potermi restituire un po' di quel pane che il regime mi ha tolto. Per molti anni lavoro chiuso in biblioteca. Anni lenti, pieni di buio e di odio, pieni di un vento folle, il vento della morte, soffiato dal nazionalismo e dal totalitarismo, che porta a un'altra guerra. Dentro questo buio, la luce è la mia famiglia e la fede. Leggo i miei libri preferiti, la Bibbia, l'Imitazione di Cristo e la Divina Commedia. È la fede a tenere accesa la mia passione per la politica e per la vita di tutti. Non sono bigotto come dicono, ma non sono nemmeno religioso come dovrei. Però la figura di Gesù mi spinge in alto, come un bambino. Lo dico spesso a Francesca. Qualunque cosa succeda, ti voglio con me dentro questo abisso di luce. È grazie a questa luce che molti uomini come me non si arrendono. Anche se la sconfitta del fascismo sembra impossibile, cominciamo a fare riunioni segrete per sognare un futuro diverso. Vogliamo costruire una democrazia rappresentativa garantita da una Costituzione. Vogliamo un paese che torni a respirare la libertà. La fine della guerra e del fascismo lasciano l'Italia devastata, non solo nelle città bombardate, ma anche nei cuori. Mi batto perché in queste macerie la prima pietra della democrazia che sogno sia un referendum. Solo il popolo deve decidere se vuole la Repubblica o la Monarchia. E il popolo sceglie la Repubblica. La seconda pietra è l'Assemblea Costituente, che formiamo con un processo democratico. In altri paesi non si passa dalle urne, ma dall'orrore di nuovi massacri. Nella nostra Costituzione, invece, riusciamo a far dialogare lo spirito del cristianesimo, quello umanitario di Mazzini e quello delle organizzazioni operaie. E dopo aver messo le basi per ricostruire il popolo italiano, ora bisogna ricostruire l'Italia. Il primo passo e tornare nel territorio delle democrazie.
Quando parlo alla conferenza di pace a Parigi, però, ho paura. Non c'è molta voglia di perdonare gli italiani. Siamo noi la nazione sconfitta e colpevole. Alla fine del mio discorso, sento il cielo calare attorno a me. Soltanto il segretario di Stato americano ha il coraggio dell'amicizia. Si alza e viene a stringermi la mano. Alla fine della conferenza di pace firmo l'accordo tra Italia e Austria con il ministro Karl Gruber per la tutela delle minoranze di lingua tedesca nel Trentino Alto Adige, convinto che l'autonomia sia il mezzo che aiuta la collaborazione, l'amministrazione e la soluzione dei problemi. Vado in America per cercare un alleato alla ricostruzione e alla lotta contro l'influenza dell'Unione Sovietica attraverso il Partito Comunista. Devo convincere Truman che saremmo all'altezza della loro fiducia. Vi state chiedendo perché vedete un cappotto? Perché questo cappotto è il simbolo di questo viaggio. Tutta la missione è preparata con cura, ma solo alla vigilia mi accorgo che manca un dettaglio fondamentale. Non ho il cappotto. Sono il capo del governo, ma non ho il cappotto, come un vero emigrato italiano. Un amico me lo presta, e per me diventa il simbolo della fantasia, della provvidenza. Iniziano così anni di lavoro senza tregua, dove gettiamo i semi della rinascita. Diritto di voto alle donne, piano casa, riforma agraria, cassa del mezzogiorno e l'ENI. Il mio sogno più grande, però, resta il sogno della pace. La provvidenza mi fa incontrare amici che hanno questo sogno. Robert Schuman è il ministro degli esteri francese. Konrad Adenauer, il cancelliere della Germania Ovest. Anche loro vengono da terre di confine. Anche loro hanno la mia fede. Ci capiamo al volo perché sappiamo guardare in alto e anche perché sappiamo tenere i piedi ben piantati a terra. Facciamo i primi passi per ricucire gli strappi ed essere una nuova idea di Europa. Una comunità di democrazie che garantisca la costruzione del bene comune grazie alla pace. E sappiamo che non sarà possibile se non creiamo una difesa comune. Ma questo non siamo riusciti a farlo. Ci ho pensato molto alla fine della vita. Molti dei miei progetti sono rimasti incompiuti. È un grande mistero. Il Signore ti permette di fare progetti. Ma quando credi di essere indispensabile, ti dice, ora basta. E tu vorresti invece continuare, finire il compito. La nostra piccola mente umana non si rassegna a lasciare ad altri l'oggetto della propria passione incompiuto. Eppure, devi lasciare e andare oltre l'ultima cima, perché lui ti chiama. Ecco, è tutto qua ciò che ho fatto. Camminare e guardare in alto. In fondo la verità della vita è semplice. Siamo fatti di relazioni con gli altri e abbiamo bisogno di essere compresi. Certo, abbiamo bisogno di soluzioni economiche e sociali, ma più di tutto, noi abbiamo una sola sete. Sete di amore. È questo che mi ha fatto andare avanti. E mi ha fatto costruire senza aver paura di sognare. Un passo alla volta. Prende la parola il presidente del gruppo italiano dell'Unione Interparlamentare, Pier Ferdinando Casini. Mi è stato chiesto dalla Fondazione una riflessione sul rapporto tra Alcide De Gasperi e il suo partito, la Democrazia Cristiana. Il 19 marzo del 1943 un gruppo di esponenti cattolici, tra cui De Gasperi, si riunì a Roma nella casa
di Giuseppe Spataro per approvare le idee ricostruttive della Democrazia Cristiana, il documento costitutivo del nuovo partito. Dopo più di un anno, proprio Alcide De Gasperi viene eletto primo segretario nazionale della Democrazia Cristiana. Lo statista trentino volle creare una discontinuità con l'esperienza del Partito Popolare Italiano, fondando un nuovo movimento che fosse un ponte per una nuova generazione di politici. Un partito laico di ispirazione cristiana, perché, come dichiarato da De Gasperi, abbiamo fondato il nostro Stato democratico su un principio di laicità e di autonomia, con profondo rispetto per ogni fede religiosa. La Chiesa può guidare le coscienze, ma lo Stato deve restare imparziale, legislatore di tutti e per tutti. Per lui la Democrazia Cristiana è strumento e forza della nazione, ma al centro della sua azione politica non può che esserci la persona umana. Quando la concezione dell'uomo si affievolisce, l'organizzazione dello Stato tende a diventare collettivista ed assoluta. La dignità della persona umana porta invece all'uguaglianza nella legge, cioè alla democrazia. Un partito, come dichiarato al Congresso di Napoli, capace di interpretare la maggioranza degli italiani, imperniato sull'antifascismo e sull'avversione ad ogni totalitarismo, come il comunismo sovietico che si avviava ad occupare mezza Europa. De Gasperi vince le elezioni del 1948. La DC da lui guidata prende la maggioranza assoluta dei votanti, ma subito il suo leader ricerca l'alleanza coi partiti laici. Capisce che l'esercizio solitario del potere rischia di acuire la spaccatura della società italiana. Avverte la necessità di associare altri alla guida dell'Italia e di allargare progressivamente il perimetro dei valori condivisi. La democrazia, egli dice, non può essere il governo di un solo partito, ma deve basarsi sul dialogo e sulla cooperazione tra le diverse forze. E ancora, noi dobbiamo avere la capacità di unire più forze per il bene comune. In De Gasperi si manifesta immediatamente la grande attitudine della Democrazia Cristiana, essere forza di attrazione della democrazia italiana attraverso un processo di apertura e di ricerca continua di alleanze. Dal centrismo de Gasperiano, infatti, si passerà negli anni 60 al centro-sinistra di Fanfani e Moro e successivamente, nell'epoca buia del terrorismo, alla solidarietà nazionale, con un coinvolgimento istituzionale del Partito Comunista a cui era preclusa per la nota ragione internazionale la presenza diretta nell'esecutivo. La Democrazia Cristiana sceglie la solidarietà con gli Stati Uniti e l'Alleanza Atlantica e proprio per questo è europeista. De Gasperi accompagna il processo di unificazione europea, lo vorrebbe imperniato non solo sull'economia e sul commercio, ma sull'anima più propriamente politica. Per questo sarà angosciato alla vigilia della sua morte per l'imminente bocciatura da parte francese della sua creatura, la Comunità Europea di Difesa. Egli diventò con la sua DC riferimento della famiglia europea dei democratici cristiani. Rimane nella storia italiana il discorso che il presidente De Gasperi tenne nel 1952 in Trentino, in occasione del suo 50° anniversario di azione politica. Un compendio di ciò che è stato il suo servizio allo Stato e i valori che lo hanno sospinto all'impegno partitico. La Democrazia Cristiana, disse in quell'occasione, è una forza conservatrice e rinnovatrice al tempo stesso. Conserva e alimenta le forze spirituali,
le nobili tradizioni nazionali, trae dal Vangelo frammenti di vitalità e fraternità, rinnova le strutture sociali, l'organismo economico, l'architettura politica. Un partito di centro che sfugge ovviamente alle classificazioni del giorno d'oggi, che era pluralista e interclassista, ma con la stella polare di una socialità diffusa che non a caso negli anni porterà frutti benefici come l'universalità e la gratuità dei servizi sanitari, l'accesso al sistema scolastico per tutti, la riforma agraria. Infine, la DC come grande partito plurale, con una classe dirigente rappresentativa dei diversi settori della società. Niente a che fare con la dimensione dei partiti personali leaderistici che si affermeranno poi negli anni successivi. Certe amarezze di De Gasperi, nella fase finale della sua vita, quella solitudine di cui parlò la figlia Maria Romana, si spiegano anche con un dibattito interno molto aspro. La più grande dimostrazione, se ci pensiamo bene, di come un partito vero, grande, costruito su motivazioni solide, sopravvive anche alle leadership più forti e a volte sa metterle anche in discussione. Ma vorrei lasciare proprio a De Gasperi le ultime parole sul suo partito. Voi costituite un partito, cioè una parte della nazione, ma questa parte non è accampata nella nazione per dominarla o per dividerla, ma è collocata in mezzo ad esso solo per servirla. Dunque, oggi, a 70 anni di distanza, forse ciascuno di noi può in qualche modo sentirsi De Gasperiano. Prende la parola il giudice della Corte Costituzionale Giovanni Pitruzzella. Signor Presidente della Repubblica, la sua presenza è un grande onore e attesta soprattutto la grandissima funzione che ha svolto Alcide De Gasperi nella costruzione della nostra Repubblica e della nostra Europa. Autorità, signore e signori, Benedetto Croce sosteneva che ogni ricerca storica, quale che sia l'epoca considerata, è sempre storia contemporanea e guidata da interrogativi che, ne siano consapevole lo studioso, hanno sempre a che fare con il suo presente. Anche oggi, quando celebriamo l'opera e il pensiero di Alcide De Gasperi, la ricostruzione storiografica ci fornisce indicazioni utili, assai utili, per affrontare i problemi che abbiamo di fronte, in un'epoca in cui, come quella in cui ebbe a vivere lo statista italiano, è in corso una grande trasformazione che riguarda l'ordine mondiale, l'economia, la società, la politica e le istituzioni. In questa prospettiva può essere letto il contributo di opere e di idee che De Gasperi ha dato alla costruzione europea. Se Jean Monnet può essere considerato il campione del metodo funzionalista, secondo cui l'integrazione deve essere introdotta per passi successivi, cominciando da settori economici e facendo affidamento sugli effetti di spillover su altri campi, De Gasperi ambiva a essere il costruttore dell'unità politica dell'Europa. La realizzazione di una comunità europea di difesa, che sarebbe stata la premessa di una più vasta comunità politica europea, è il progetto più fortemente legato al nome di De Gasperi, anche se, bisogna aggiungere, il suo contributo europeista è stato ben più ampio e ha tenuto insieme considerazioni di realismo politico, analisi storica, spinte ideali. De Gasperi era convinto che bisognava creare uno strumento di cooperazione europea che servisse all'Italia per non subire l'inevitabile superiorità della Francia e della Germania. Al contempo, e qui c'è l'analisi storica, era convinto che la guerra europea era stata appunto una guerra civile, guerra tra fratelli, tra le varie nazioni europee, che aveva però evidenziato la fragilità della democrazia e come la democrazia non dipende solamente dalla situazione economica.
Sulla base di questa analisi, De Gasperi riteneva che il modo più facile per avviare la cooperazione tra gli Stati fosse la unione doganale, ma non era sufficiente. Bisognava invece creare dei legami più stabili tra le nazioni europee e fare dell'Europa politicamente unita, come affermato nel discorso tenuto a Strasburgo all'Assemblea del Consiglio d'Europa il 10 dicembre 1951, una sorta di mito soreliano, cioè un'idea dotata di valenza etico-politica che dovesse tradursi in obiettivo da perseguire e che fosse capace di attrarre le nuove generazioni e allegarle alla costruzione europea. Tale visione però non impedì a De Gasperi di cooperare efficacemente con gli altri padri dell'Europa, in primo luogo Schumann, Adenauer, Monnet e con tanti altri politici, nella creazione di forme magari meno ambiziose ma estremamente utili a partire dalla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. De Gasperi però era convinto della necessità di andare oltre, non solo per l'insufficienza dell'integrazione economica, ma perché era cambiato il contesto internazionale. Dopo la guerra di Corea, l'aggravarsi delle tensioni tra l'Occidente e l'URSS, il pericolo del ritorno della guerra sul suolo europeo, questa volta per il possibile scontro con Mosca, la richiesta degli americani affinché crescesse l'integrazione degli Stati, ecco che De Gasperi rilancia la sua idea di un'Europa basata sulla difesa comune, un'Europa basata sulla difesa che avrebbe avuto un ruolo politico. Secondo il suo convincimento, e cito testualmente, se noi costruiremo soltanto amministrazioni comuni senza una volontà politica superiore vivificata da un organismo centrale nel quale le volontà nazionali si incontrino, noi rischiamo che questa attività europea appaia al confronto della vitalità nazionale particolare senza calore, senza vita ideale. Potrebbe anche apparire a un certo momento una sovrastruttura superflua. L'esercito europeo, secondo lo statista italiano, doveva servire a creare uno stabile ponte fra le nazioni, ma per creare questo ponte sarebbe stato necessario un pilastro principale, e cioè un corpo rappresentativo. De Gasperi è il primo che teorizza l'importanza dell'assemblea rappresentativa e poi, idea altrettanto importante, un bilancio comune che sia alimentato dalla tassazione comune. L'esercito comune poi doveva essere inserito nella NATO. I contenuti del trattato istitutivo della SED vennero precisati grazie al contributo di De Gasperi nella conferenza dei ministri degli esteri che si tenne a Parigi nel dicembre del 1951. Ma il cambiamento della situazione politica interna in taluni paesi come la Francia, ma per certi versi anche l'Italia, impedì la ratifica del trattato. Il 30 agosto 1954 l'Assemblea nazionale francese respingeva la legge che autorizzava la ratifica del trattato. De Gasperi era morto pochi giorni prima, il 19 agosto. Ma le grandi idee non muoiono. La storia successiva ha evidenziato come De Gasperi avesse visto lontano e ancora oggi la sua visione concorre a animare la costruzione europea e aspirare a alcuni dei suoi più importanti sviluppi. Pensiamo alla sua sottolineatura della necessità di evitare che l'Europa si trasformasse in una sovrastruttura estranea ai popoli europei. L'insistenza sul ruolo di un'assemblea eletta a suffragio universale e dotata di rilevanti poteri di decisione e di controllo. L'importanza di fondare l'Europa su un'idea forza che la legittimasse. Tutte appunto temi che richiamano il successivo dibattito sul deficit democratico dell'Unione. Le soluzioni che sono state approntate hanno sviluppato le intuizioni di De Gasperi. Elezione diretta del Parlamento europeo, accrescimento dei poteri del Parlamento europeo, configurazione dell'Unione come una comunità di valori fondata sull'articolo 2 del Trattato sull'Unione europea. Contemporaneamente, l'opera e la riflessione di De Gasperi ci mettono sull'avviso del fatto che l'Europa non è una creazione astratta, ma risente fortemente del contesto internazionale in cui opera. Oggi, come ai tempi di Gasperi, ritorna lo spettro della guerra. L'aggressione russa all'Ucraina ha riportato la guerra calda sul suolo europeo, mentre l'ordine mondiale è minacciato e si acuiscono le tensioni tra le autocrazie e le democrazie.
Perciò è ripresa l'idea di Gasperi di una difesa comune, se non un vero e proprio esercito europeo, almeno forme di integrazione tra gli eserciti nazionali, una politica industriale per il settore della difesa, l'integrazione delle industrie nazionali, un mercato unico dei prodotti e dei servizi di difesa, sostenuto da progetti comuni finanziati a livello europeo, la standardizzazione dei prodotti, l'interoperabilità degli strumenti militari, piattaforme comuni di approvvigionamento di armi e munizioni. La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nel suo discorso a Strasburgo il 18 luglio di quest'anno, ha detto chiaramente: «Credo sia arrivato il momento di costruire un'autentica Unione Europea della Difesa». Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando l'11 ottobre, ha affermato che tra le sfide e le riforme indifferibili vi è quella della difesa comune dell'Unione Europea, garantendo al contempo che, in piena complementarità, si è rafforzata la NATO. Pure il cosiddetto rapporto Draghi ha dedicato grande attenzione all'industria europea della difesa. La Presidente del Parlamento europeo in questa sede ha ripreso con la sua autorevolezza appunto questo obiettivo. Ebbene, l'insieme di queste autorevoli affermazioni attestano come, nell'attuale contesto geopolitico, analogo per certi versi a quello in cui si muoveva la riflessione e l'opera di De Gasperi, la sicurezza garantita da una difesa comune è necessaria per proteggere la nostra democrazia e le nostre libertà. Grazie alla vostra attenzione. Ora l'attore e regista Michele Placido leggerà un estratto dal discorso La nostra patria Europa, tenuto da Alcide De Gasperi a Parigi il 21 aprile 1954, in occasione della conferenza parlamentare europea. Signori presidenti, miei cari amici, l'onore che mi fate a chiamarmi a presiedere la conferenza parlamentare europea a Parigi mi tocca vivamente. Voglio vedervi soprattutto una manifestazione della vostra amicizia e ve ne ringrazio. Le nostre riunioni sono liberi incontri, colloqui fra le varie tendenze, le varie nazionalità, un foro nel quale possono confrontarsi pareri diversi, ma tutti ugualmente animati dalla preoccupazione del bene comune, delle nostre patrie europee, della nostra patria Europa. Bisogna riconoscere che la vera solida garanzia del nostro lavoro, della nostra unione, consiste in una idea architettonica che sappia dominare dalla base alla cima, autorizzando e armonizzando le tendenze in una prospettiva di comunanza, di vita pacifica ed evolutiva. Io non credo che questo pensiero dominante possa essere imposto da una sola delle correnti di idee che si giova e che, sia da un punto di vista culturale, sociale e politica. Mi pare che questa idea dominante, che non possa essere rappresentata dal solo concetto liberale sull'organizzazione e l'uso del potere politico, e ne potrebbe bastare a questa costruzione la sola idea della solidarietà della classe operaia. Ne bisogna però sottovalutare il contributo che proprio dall'umanesimo, che si trova all'origine del movimento socialista, può essere portato alla formazione dell'unità morale dell'Europa. Se la solidarietà della classe operaia non è sufficiente a costruire da sola la base di quell'unità,
la solidarietà di altri interessi industriali e agricoli lo sarebbe ancora di meno. Certo, per l'unità europea lo slargamento del mercato comune è un argomento che offre la sua importanza, ma la libera concorrenza, che ne sarebbe poi la conseguenza, presenta anch'essa degli aspetti negativi che possono essere ridotti soltanto dalla forza di un sentimento o di un'idea capace di stimolare sia la coscienza, ma soprattutto la volontà. Ecco, questo sentimento, questa idea appartengono al patrimonio culturale e spirituale della civiltà comune. Io affermo che all'origine di questa civiltà europea si trova il cristianesimo, ma non intendo con ciò introdurre alcun criterio confessionale esclusivo nell'apprezzamento della nostra storia. Voglio soltanto parlare del retaggio europeo comune, di quella morale unitaria che esalta la figura e la responsabilità della persona umana nel suo fermento di fraternità evangelica, col suo culto del diritto ereditato dagli antichi e col suo culto della bellezza affinatosi attraverso i secoli con la sua volontà e verità di giustizia acuita da un'esperienza, direi, millenaria. È vero che queste forze spirituali rimarrebbero inerti negli archivi, nei musei, se l'idea cessasse di incarnarsi nella realtà viva di una libera democrazia che, ricorrendo alla ragione, all'esperienza, si dedichi alla ricerca della giustizia sociale. È vero anche che la macchina democratica e l'organizzazione spirituale e culturale girerebbero a vuoto se la struttura politica non aprisse le sue porte ai rappresentanti degli interessi generali e in primo luogo a quelli del lavoro. Dunque, nessuna delle tendenze che prevalgono nell'una o nell'altra zona della nostra civiltà può pretendere di trasformarsi da sola in una idea dominante ed unica dell'architettura e della vitalità della nostra Europa. Ma queste tre tendenze opposte debbono insieme contribuire a questa idea ed alimentare il libero e progressivo sviluppo. Anche nella dolorosa esperienza dei secoli e nel prossimo di tutte le e nel parossismo, scusate, di tutte le crisi, sentite che siete proprio voi a essere destinati a creare le nuove forme di una vita in comune più libera, ma soprattutto più giusta. Ho ricevuto una lezione oggi da cittadino, ve lo dico. Io ringrazio la Fondazione De Gasperi. Mi è venuto in mente, sto lavorando su un progetto che riguarda il giudice Rosario Livatino. Sapete che il primo magistrato che è avviato alla, è stato già beatificato. C'è una frase sua che me la porto dentro. Non basta essere dei buoni cristiani. Bisogna soprattutto essere credibili nel proprio impegno e nel proprio lavoro. Grazie. La cerimonia è terminata. Vi preghiamo di rimanere ai vostri posti per consentire alle autorità di uscire dall'aula. Grazie.